Antonio Piceno, riconfermata la Sicilia autorità di gestione del programma Italia-Malta, è un programma che funziona. Sì, devo dire che questo risultato che abbiamo ottenuto, che è quello di essere riconfermati autorità di gestione per il periodo di programmazione 2014-2020, è sicuramente un grande successo. E questo denota tra l'altro che evidentemente nel precedente periodo di programmazione, motivo per il quale oggi siamo qui nell'evento di chiusura del programma, è stato un programma di successo. Un programma di successo perché, a parte diciamo, il completo quasi utilizzo delle risorse finanziarie, ha prodotto una serie di progetti che hanno avuto dei riscontri molto concreti sul territorio, a partire dalla viticoltura delle isole minori, che hanno prodotto un nuovo disciplinare fatto proprio dal Ministero dell'Agricoltura, a partire dalla collaborazione tra il nostro Corfilac e quelli che fanno formaggio a Malta, con un trasferimento di tecnologie, e quindi adesso questi formaggi si trovano sugli scaffali dei supermercati maltesi. Quindi evidentemente ci sono delle ricadute che hanno interessato, oltre che questi settori, anche altri settori proprio della ricerca, pensando al progetto Vamus Securo, che intercetta, che più che intercettare, che dà un'idea di come si muovono le ceneri dell'Etna quando è in eruzione, all'altro progetto che si chiama Calypso, che svolge un'azione di monitoraggio sulle acque nel canale di Sicilia tra Malta e Sicilia, e consente di avere un monitoraggio continuo per l'appunto delle situazioni di sversamento di olio, piuttosto che di individuare barconi, perché anche su questo è un altro aspetto sul quale questo progetto può intervenire. Volevo fare un'ultimissima considerazione, che è quella che questi programmi di cooperazione servono a superare la difficoltà delle frontiere che ci sono tra i paesi. Io credo che questo programma, tra la frontiera italiana, per cui la Sicilia, che è diciamo, la regione immediatamente più vicina a Malta, e Malta per l'appunto, sia stato raggiunto questo obiettivo. Non esiste più questa grande separazione di frontiere, e poi credo che costituisca, per la bontà degli interventi che sono stati fatti e che spero possano essere proseguiti in alcuni casi e rafforzati nel nuovo programma, la sintesi di tre concetti base: la ricerca, l'innovazione e la ricaduta sul territorio. Questo è quello che è stato fatto. La ricerca che è stata fatta, la innovazione che è stata portata in alcuni ambiti della ricerca e il trasferimento di queste attività a quello che è il territorio, a quelle che sono le imprese che operano nel nostro territorio e in quello maltese ovviamente.